Ciao, sono Deborah, con due B, l'intelligenza virtuale che aiuta Fabio, con una B, a creare le puntate di UIRD.net. In questo episodio sentirete molte volte la parola fluido o fluida. Con questo termine Fabio intende degli elementi il più facilmente fruibili dagli utenti. Per esempio, una puntata del podcast può essere ascoltata da un utente sotto forma di MP3, di video orizzontale o di video verticale. Buon ascolto e andate piano. UIRD.net, diario di un consulente informatico freelance e dei suoi mondi. Benvenuti a una nuova puntata del podcast. Come sentite, anche oggi sono in macchina. In realtà è notte fonda e sto ritornando a casa. E stavo pensando una riflessione sui contenuti fluidi, nel senso che è una cosa che proprio mi è venuta in mente in questi giorni pensando al podcast, no? Podcast che ha la sua casa naturale su UIRD.net.it, ma che in realtà è distribuito sul canale Telegram UIRD.net, e poi anche su Facebook, e come avrete notato di tanto in tanto faccio anche delle dirette in cui ritrasmetto proprio il podcast, come questo qua che stai sentendo. E cosa dire, è meglio, allora, la sua casa ideale in realtà sarebbe Spreaker, perché i file veri e propri partono da lì, perché poi volendo ci sono anche su YouTube e su altre piattaforme, c'è anche un link a Tumblr. Però la casa che ho scelto per in questo momento per il podcast è comunque Spreaker. E stavo pensando, è bene che sia solo Spreaker o è meglio che siano anche altre piattaforme? Alla fine quello che mi è venuto in mente è che più il contenuto è fluido, più è fruibile, perché mi hanno già risposto alcuni che lo ascoltano per esempio su IGTV, no? Dove metto le puntate, quelle di massimo 10 minuti, le altre le devo tagliare oppure spezzettare. E per esempio chi mi ha trovato su IGTV non mi avrebbe trovato in altre parti. Io comunque durante le puntate do sempre i riferimenti. E allora forse una strategia fluida è quella che paga di più, paga un po' meno a livello di statistiche, nel senso che se sto tutto da una piattaforma unica di inizio è più facile capire chi mi viene a trovare, eccetera. Però non è quello il problema, cioè il problema è la soluzione, è che se voglio far passare un messaggio, e questa è una riflessione che condivido anche con te, tu scrivimi se la pensi uguale a me. Se voglio far passare un messaggio anche genuino, io lo posso pubblicare in diversi formati. L'importante è che il messaggio passi di bocca in bocca, di condivisione in condivisione, e venga ascoltato da più persone possibili, ovviamente persone informate. Io tra 10 persone che ascoltano il podcast, se ce ne sono solo due che sono comunque interessati, sono contenti di seguirmi, preferisco quelle due persone lì, ovviamente. Questa è la mia riflessione, quindi meglio una, almeno in questo momento, una strategia fluida, nel senso che lo stesso elemento, in questo caso l'MP3, semplicemente, che viene distribuito è su più piattaforme. È più difficile capire da dove arrivano gli utenti, come ho detto, questo sì,
però è sempre un modo per avere affezionati che ti seguono. Questo è il pensiero che mi è venuto alle 23:41. Fammi sapere cosa ne pensi, se anche tu fai una strategia, come dire, fluida, appunto, come sto cercando di attuarla io, o se hai altre soluzioni, magari migliori della mia. I canali per seguirmi sono sempre facili, il più facile di tutti è wearethenet.it, rimanda al sito wearethenet.fabiomatis.com. Oppure scrivimi una mail a wearethenet@fabiomatis.com, seguimi sul canale Telegram wearethenet, telegram.me/wearethenet, oppure scrivimi, mandami un audio a Fabio Mattis sempre su Telegram. Puoi anche scrivermi alla mail, scusate, alla pagina Fabio Mattis consulente informatico freelance. C'è anche la pagina Facebook We Are The Net, soprattutto c'è il gruppo Facebook We Are The Net, dove ognuno può dire la sua e si crea così una comunità in cui magari i problemi, le strategie vengono discusse in pubblico. Poi ci sono, cioè, Instagram, Lord Atmos, Twitter, sempre Lord Atmos, insomma. Poi cercherò anche di unificare un po', visto che ci sono tanti nick, ma sono quelli che ho aperto negli anni. Spero di esserti stato utile anche questa volta e ci sentiamo presto.